festa dei Magnin ad Alpette. Sì, ad Alpette, festa dei Magnin, c'è questa vecchia tradizione. La zona era famosa perché nel Settecento c'erano queste miniere di rame e di conseguenza questa, come altri paesi della zona, da Salassa, Valperga, a Ronco e a Quornier, c'erano le boite in cui si lavorava il rame. Alpette da tanti anni, ormai già da più di 20 anni, aveva fatto questo ecomuseo del rame e da quel momento lì si è fatta la festa dei Magnin sempre all'incirca metà luglio. Dall'anno scorso abbiamo fatto questa sala dedicata alla Resistenza, quindi il museo ha cambiato un po' la sua tradizione e non è più solo ecomuseo del rame, ma ecomuseo del rame, del lavoro e della Resistenza. Una giornata intensa di eventi ad Alpette. Sì, sicuramente. La festa dei Magnin è una festa della nostra tradizione, dei nostri antichi ramai, che poi fecero negli anni 30 i ramai nelle fabbriche di Torino. Più che i ramai fecero i carrozzieri, i battilastra. E allora da 5 anni a questa parte abbiamo pensato, visto che gestiamo come comune, grazie al supporto dell'AMPI, il Museo del Lavoro e della Resistenza, che è la nuova ala che è stata abbinata al Museo del Rame, abbiamo pensato che questo sia il posto più adatto, la casa dei carrozzieri torinesi, e tutti questi appassionati di auto d'epoca è bene che vengano qui a rendersi conto da dove è nata l'arte delle loro vetture per quanto riguarda le carrozzerie. Per quanto riguarda i motori, questa è un'altra storia, però ne siamo particolarmente orgogliosi di tutto questo. Ed è un weekend importante perché comunque le manifestazioni sono copiose sul territorio. Solo venerdì sera abbiamo presentato tutta una serie di eventi che verranno fatti dal comune e dalle associazioni che insistono sul territorio. Direi un'estate veramente ricca di interesse per tutti i palati, da quelli...